Gli uomini della Guardia di Finanza questa mattina hanno perquisito gli uffici dell'Assemblea regionale siciliana. Sono entrati direttamente nelle stanze della Commissione Bilancio perché tra i 5 arrestati c'è anche il presidente della Commissione, Nino Dina, UDC. È accusato, come gli altri, di corruzione elettorale. Il GIP ha riconosciuto anche la pericolosità sociale. Ancora una volta, voti in cambio di favori, soldi e assunzioni nelle elezioni comunali del 2012, all'ombra di Cosa Nostra. Politico che si rivolge ai mafiosi nella consapevolezza che siano mafiosi per ottenere consensi elettorali, perché sanno che comunque il mafioso agisce esclusivamente e non può non agire che col metodo mafioso. In cella sono finiti, oltre a Dina, anche Roberto Clemente, eletto alla regione con il PID, Cantiere Popolare, ed è anche consigliere comunale. Franco Mineo, già deputato regionale, che nel 2012 si candidò con il Grande Sud ma non fu eletto. E poi Giuseppe Bevilacqua, altro esponente del PID, risultato nel 2012 il primo dei non eletti. E poi un finanziere, accusato di aver rivelato notizie riservate sull'inchiesta proprio a Bevilacqua, che sembra essere il cuore delle indagini. Secondo i magistrati della Procura di Palermo, Bevilacqua, che oggi ufficialmente è solo dipendente dell'azienda trasporti della città, avrebbe avuto stretti rapporti con diversi esponenti mafiosi. Io ricevo un tizio, a me zio, visto che mi cucina e ti interessi. Lui l'anteprima mi dice: non ci sono momenti, non è a disposizione. Sarebbe stato lui a gestire i voti che avrebbe poi messo a disposizione di alcuni amici politici. In cambio, secondo l'accusa, pretendeva soldi, favori e finanziamenti per le associazioni di cui è titolare, già finite in un'altra inchiesta, perché i voti si ottenevano anche regalando generi alimentari marchiati Unione Europea. Tra la merce di scambio c'erano anche alcuni beni che erano destinati da associazioni di volontariato a persone indigenti, e invece il candidato utilizzava queste derrate alimentari per acquistare i propri voti, le preferenze elettorali. Tutto pur di ottenere voti, un nuovo scandalo che anche questa volta è stato svelato da diverse intercettazioni.